Questi per me sono tutti nuovi, ma penso per tantissimi. Quei cartelli divieti, E i cartelli che benzina c'è dentro. superiore. I cartelli erano regalati dalle società petrolifere in cambio della pubblicità della benzina. E beh. C'è la Lampo, perché si è diventata Esso in Italia. Questo qua è l'altro distributore storico che c'è, era quello di Mussolini, disegnato da Piacentini, no? Tipico stile Littorio, che facevano anche le costruzioni così con quel tondo lì, e quella sagoma lì che va un po' in su, che ricorda il braccio del saluto romano. Oh, caspita, te va. Nero era il colore. Benzina pura, perché c'è anche quella mista all'alcol delle barbabietole, che è questa qui che chiamavano Robur. Che magari era meno Che efficiente. costava meno, però bisognava avere i motori predisposti, perché. Se non c'è Ma in niente. Brasile c'è ancora. Sì? Sì. No, allora l'avevano fatto perché dicevano così favoriamo anche l'agricoltura. La super la chiamavano Littoria e la normale Ah, ecco. Vittoria. Littoria e E Vittoria. Vittoria, sì. Oh, caspita. E questi risalgono al Lì al periodo periodo fascista. fascista, sì, 930. Il Sì. Falloppio. cartello tenere alla destra l'ho messo perché San fino al Rocco 926 in alcune città si girava a sinistra. E a Milano però era ancora peggio, perché in periferia era a destra, in centro a sinistra, perché i tram andavano a sinistra. E allora con l'aumento della motorizzazione, incidenti a non finire, perché non capiva più niente da che parte Certo. andare, del 26 Mussolini ha detto tutti a destra e basta. Non poteva dire a sinistra. Sarebbe stato non Ah, adeguato. ecco, tutti a destra. Era un riferimento politico. In genere di Hitler si Guardate parla. che ho messo questa pubblicità della Mobiloy, no? Chi ha detto che un amore entra in crisi dopo 7 anni? Basta ridurre gli attriti con Mobil 1. Bella questa qua. Beh, qui è storia incredibile qui. Ce n'è di aneddoti Eh sì, ci infinita, credo. insomma.